Siamo nuovamente con Giorgio Tosato, che, come abbiamo spiegato ieri, è a capo di una delle tre business unit in Ideal Comunicazione, la business unit più focalizzata sul discorso strategia. Esattamente. E anche per questo che Giorgio questa mattina è stata protagonista di uno degli speech organizzati durante la Tre Giorni, in cui si è parlato di big data e di come attraverso l'analisi dei big data si possa pervenire alla creazione di storie più efficaci per i brand. Ci vuoi raccontare un po' quello che è emerso dall'incontro di questa mattina? Sì, allora noi stiamo cercando di standardizzare il processo creativo attraverso semplicemente l'utilizzo dei dati. Quali dati utilizziamo? Sono i dati che ci restituisce una piattaforma super smart che noi utilizziamo, che si chiama Next Atlas, che ci consente di avere proprio un monitoraggio puntuale di dei big data proprio che i social networks sostanzialmente ci restituiscono attraverso quello che si chiama proprio il trend hunting, quindi lo studio puntuale analitico che è fondato su i dati che il web ci restituisce delle tendenze, dei trend. Questo aiuta noi ad ispirarci tantissimo, ma anche ad avere, come dire, una credibilità decisamente più alta, non solo in termini di costruzione delle idee, ma proprio anche in termini analitici dei dati. Cioè ogni volta che noi costruiamo un'idea e la raccontiamo, ha sempre delle grandi fondamenta che sono quelle poi che i numeri ci dimostrano e ci attestano. Molto importante, questo rende il nostro studio strategico decisamente più autorevole e più credibile. Ecco, a questo proposito possiamo parlare di una case history che si è anche aggiudicata recentemente dei premi al BEA. Parliamo di Casa 500, che ha vinto il primo premio come miglior roadshow ed evento itinerante. Ce la racconti anche insieme al tuo team? Approfitto per parlarvi del progetto attraverso le persone che ci hanno lavorato. Gabriella Chianale è stata account director di tutto il processo e il progetto stesso. Nicola Pasianotte, head of digital and social media. Vedremo adesso, vi raccontiamo come ha funzionato il progetto, che è stato decisamente una di quelle famose idee integrate in cui noi crediamo tantissimo. Casa 500 nasce dallo studio di un trend che in questo caso è il glam camping, così si può chiamare, e quindi anche questo spirito avventuroso che ci porta spesso a campeggiare in luoghi dei più particolari, in questo caso la montagna per esempio. Abbiamo lavorato a questo progetto insieme ad un partner che è Airbnb. Gabriella Chianale vi racconta adesso come è stato strutturato il rapporto, poi Nicola invece vi racconterà la parte digitale web del progetto. Ok, allora passiamo la parola a Gabriella, se ci puoi entrare un po' più nel dettaglio di come si è svolto questo progetto. L'attività ha previsto 5 stop per le Alpi, è durata durante tutto il periodo invernale, quindi siamo partiti da Bardonecchia per toccare mete come Gressoney e le Dolomiti. Parte fondamentale del progetto è stata appunto la nostra roulottina, che è stata completamente ridisegnata e ristudiata per essere coerente anche con il mood 500 e portare in giro per le varie tappe il modo di viaggiare degli italiani. Partner d'eccezione, posso proprio dire d'eccezione, di questa operazione è stato Airbnb. Dico che è un partner esclusivo perché Airbnb normalmente non permette ai brand di inserire delle pagine sponsorizzate all'interno del proprio sito, è un sito democratico e appartiene solo ai privati. Quindi già solo l'accettazione di questa partnership per noi è stata una grande, grande vittoria ed è stata super efficace, ha permesso di creare un contest letterario che poi ha permesso a 2 persone per 2 weekend di dormire in location super esclusive, quindi direttamente sulle piste piazzate nella nostra roulottina, e ha garantito ancora maggiore eco nel web, come vi dirà sicuramente meglio di me Nicola, anche grazie alla comunicazione collaborativa con il brand Airbnb. Ecco, a Nicola chiediamo allora, da un punto di vista digitale, che riscontri avete avuto, quali iniziative sono state fatte sulla rete?
Certo, il riscontro è stato sbalorditivo perché abbiamo contattato e raggiunto più di 3 milioni e mezzo di persone sui principali canali social. La proposta di Ideal è stata strategica da un punto di vista anche della piattaforma. Abbiamo utilizzato Instagram, che è il social all'interno del quale si sviluppa la maggiore interazione proprio nel momento stesso in cui stiamo parlando, rispetto ad altre piattaforme di brand più tradizionali e più consolidate. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto arricchendo di storie, di centinaia e centinaia di storie, coinvolgendo un numero esiguo di influencer italiani in ambito Instagram, conosciuti soprattutto per le loro capacità di narrazione di viaggio, e quindi viaggio in solitaria, e quindi abbiamo portato questo racconto proprio a un livello molto più personale rispetto a quello che sarebbe stato il racconto di un prodotto all'uscita del mercato. Quindi abbiamo puntato tutto sull'interazione e su piattaforme decisamente attuali per coinvolgere le persone in questo racconto, che è stato davvero straordinario all'interno di tutto il territorio alpino italiano. Un'ultima domanda: per la realizzazione di progetti innovativi come questo, quanto conta avere dall'altra parte un cliente che comunque è disposto a buttarsi un po', a fare delle cose un po' fuori dal comune? Assolutamente fondamentale questo, sì, direi che da questo punto di vista FCA e in particolare il mercato Italia del gruppo Fiat è stato coraggioso e ha veramente premiato l'idea. L'idea è stata comprata esattamente come è stata venduta, quindi quasi senza nessun cambio o modifica sostanziale del progetto, e hanno decisamente deciso di investire, di credere nell'idea, che probabilmente poi ha portato anche a casa per loro grandi risultati, per cui siamo sia lato cliente che lato agenzia decisamente soddisfatti. Sì.